Allora, Gianni Vallese, finalmente dà un volto a questo nome. Come dicevo prima, abbiamo fatto una prova al volo. Come dicevo prima, al Bike Week di Daytona, parlando con alcune persone, preparatori e anche aziende che producono ricambi, appena hanno capito che ero italiano, mi hanno subito fatto il nome di Vallese. Chiaramente è un orgoglio italiano a tutti gli effetti e ne andavo fiero soprattutto io per te, quindi diciamo Sì, che è vero, ci siamo confrontati infatti qualche minuto fa. Questa è sempre stata una delle mie prerogative, sia nelle trasformazioni, anche nei lavori in particolare. Comunque dare quel tocco che poi fa la differenza e per la quale la gente si ricorda di te. Poi nel mio caso si ricordano di me operatori del settore, quindi è un complimento proprio per me, quindi significa che nella customizzazione Armedeus, il fada maestro riconosce le armi, poi invece ha un made in Italy abbastanza spiccato. assolutamente. Mi dicevi che è partito tutto alla grande dal 2005, giusto? Allora, dal 2005, dicevo, il mercato italiano è un mercato era molto fossilizzato, un attimino sull'old school, sul shopper, un po'. E quindi io, per non entrare in un discorso che comunque non lo sentivo mio, ho dato un attimino, tenevo in considerazione, poi guardo sempre quello che fanno, da un certo punto di vista, i maestri, diciamo, il compianto Arlenes, ho visto un attimino quello che faceva, Fogliatto lo tenevo in considerazione, e ho visto che c'era questo trend che poi era delle partner, bagels, come si vogliono chiamare negli Stati Uniti. E lì ho cominciato, infatti, prendendo spunto da loro, ma dando una mia interpretazione alla trasformazione. E ho visto che da subito con la prima moto che io feci nel 2005, si parla del 2005, in Italia mi ridevano dietro quando io presentavo Posso immaginarlo. chiaramente, però ho visto che numerose riviste del settore, anche europee, ma anche americane, soprattutto mi davano anche copertine, quindi lì ho capito, dico, ma qui evidentemente sto facendo qualcosa di buono. Chiaro, anche perché non capisco perché in America sì, in giro per il mondo sì, e perché noi italiani non potevamo fare una cosa grandiosa come le tue opere. Guarda, noi italiani abbiamo un grosso difetto, io questo non, e fa al di là del mio carattere. Noi italiani abbiamo un grossissimo difetto, anche se ci troviamo all'estero, ci critichiamo uno con l'altro. È vero. Invece di fare, che poi non sono, nella maggior parte dei casi, non sono mai critiche costruttive, perché ognuno di noi ha il proprio stile. Quindi pochissimi miei colleghi, che poi li reputo amici, riusciamo a farci complimenti a vicenda. Sinceramente questa è una particolarità, a volte Vero. fastidiosa, guarda, perché una persona mi riporti cose che poi alla fine dice, sai, tu fai il tuo lavoro, io faccio il mio, riconosco che nel tuo campo fai delle ottime cose, come d'altronde le faccio io, ma al momento che tocca, in alcuni casi non è mai così, non c'è riconoscimento delle altre. Ti chiedo una cosa importante, anche un po' dalla mia ignoranza, e penso che sia una cosa che tante persone si chiedono. Secondo te non è esploso il boom bagger o comunque modifiche radicali della moto in Italia perché la gente era spaventata, cioè che non si potessero fare queste modifiche come si possono fare in certi stati qui in America, nel senso che se modifichi una moto è molto più facile, il collaudo o comunque la messa su strada? O è perché comunque il nostro paese è più tradizionalista, quindi non eravamo pronti ad accettare moto davvero particolari e modificate come le tue adesso? Guarda, io in questo momento sono. Mi vedi adesso? Sì, perfetto, nessun problema. Allora, ti stavo dicendo, in questo momento sono molto, molto, come si dice, online,
onesto. Per quanto riguarda la messa in strada e le omologazioni, io la vedevo molto più difficile su dei ciopperini, delle creazioni, delle opere d'arte old school, perché lì si parla addirittura, io ho visto molte presentate senza freni anteriori, telai rigidi, cioè trasformati rigidamente, forcelle praticamente senza sospensioni, piuttosto che un bag radicale. Io ho fatto la Schneider, una delle mie ultime, con il cerchio da 32, telaio comunque lavorato, eccetera, eccetera, carrozzeria, ma quella è stata tutta omologata comunque in Germania. Certo. Tramite con l'Audi Tube. Devo essere sincero, molto difficile, molto dispendioso, però alla fine la moto è stata comunque venduta a Rovigo, gira semplicemente in strada da 2 anni. Grande, vicino a casa mia, quindi io sono di Venezia, quindi non pensavo finisse proprio lì quella moto. Fantastico. Comunque Gianni, una curiosità, come la state vivendo questa situazione, come la vive Vallese Garage questa situazione del coronavirus? Penso sia una curiosità abbastanza grossa per tutti quanti capire come un'azienda come la tua la sta affrontando e cosa avete messo in atto per, da noi si dice, tirare avanti, nel senso per continuare a essere in sella e produrre nuovi progetti. Ma guarda, la situazione non è bella per niente, soprattutto al nord. Al nord ho aziende con le quali lavoro del nord, che praticamente lì producono parti che poi vendono negli shop online, eccetera. L'ultimo sto facendo una linea di parti in carbonio. L'ho già vista, non vedo l'ora, io sono un fanatico delle parti in carbonio. Esatto, e di conseguenza vedo che sono tutti bloccati. Siamo bloccati anche noi perché praticamente c'è il blocco, non puoi uscire di casa, oppure se esci devi recarti al lavoro e comunque devi fare un lavoro che sei autorizzato a farlo. Quindi se hai un negozio commerciale aperto al pubblico non puoi aprirlo. Io sono un artigiano, quindi teoricamente mi chiudo dentro e faccio il mio lavoro. Siamo 2 persone, io e il mio meccanico, e di conseguenza andiamo avanti con il lavoro. Quello che mi fa tirare avanti, devo essere sincero, è lo shop online, perché la gente stando a casa comunque continua a fare acquisti, certo, così lavoro e riesco ad andare avanti. Spero che la cosa si risolva il prima possibile. Comunque ancora siamo, non abbiamo avuto il picco massimo di questo virus, e si presume che ci sia nei prossimi giorni, spero prima possibile, anche perché vedo che comunque la sofferenza è molta. È tanta. Nella mia zona è appena toccato, però vedo che anche qui ci sono, non dico i primi casi perché già ci sono stati i primi casi, è in aumento, però in maniera molto meno esponenziale che su al nord. Dov'è Vallese Garage di preciso? Latina. Latina. Io sono in provincia di Latina. Perfetto, perfetto. Diciamo a 80 km. Bene, bene. Senti una cosa, quando finisce tutto? Allora, si spera il più presto possibile, perché innanzitutto parlavo con un altro amico prima in un'altra video call, io avrei dei progetti per l'estate, non ho intenzione di rimanere bloccato qui negli Stati Uniti, vorrei tornare a casa per partecipare ad alcuni raduni europei, gli Hog Rally. E tra l'altro ci eravamo sentiti io e te qualche settimana fa e addirittura stavo pensando di prendere un volo New York-Roma e poi Roma-Venezia e fermarmi un giorno lì da voi, un giorno intero, a rompervi le scatole e a capire un po' cosa succedeva dentro questa macchina dei desideri. Però dopo la fine di questo virus, cosa avete in testa? Quali sono i nuovi progetti che avete in mente? Allora, ho molti in questo momento, dopo la presentazione del GP Glide, lo chiamo io, della 143 praticamente, quella che ho presentato a Verona, che è il Road Glide CQO con motore 143 punti. Incredibile. Sì, una moto visionaria per certi punti di vista. Lì ho trovato veramente l'accordo, il cliente ideale, sì, che lui
ci confrontiamo spesso, però lui si fida molto di me e del mio, diciamo da un certo punto di vista, del mio stile. Poi a me quando mi chiedi lui mi disse che cosa vorremmo fare con questa cosa, ho detto guarda, io farei un rock climb che già era un CV1, di un valore, io farei un rock climb già di, diciamo, di origine leggermente sportivo, ne farei una proprio preparata per le gare, da pista. E devo essere sincero, molte intuizioni che sono su quella moto sono partite proprio da lui. Lui è un medico, è un grande amico, però lui mi ha, è partito da lui praticamente anche il discorso della forcella anteriore, un FGR 301R, Sì. che è una forcella super ufficiale, presa, cioè siamo dovuti andare da Andreani, ufficiale Hollis, per prenderla, i piastri che ci sono stati costruiti, eccetera, eccetera. Certo. Quindi i programmi più imminenti derivano tutti da quella motocicletta, perché dagli Stati Uniti, dall'Europa, dalla Germania ci sono partite le richieste delle parti di carbonio con le quali è costruita quella moto. Quella moto è un prototipo vivente, ma che me l'hanno praticamente con lo sguardo, le fotografie, smontata pezzo pezzo, e in fase di produzione siamo in fase già molto avanzata, la metà delle parti, piantatine, forze, parafango dietro, anteriore, già sono stati costruiti. Ripeto, purtroppo per quel problema che abbiamo avuto, che stiamo avendo col coronavirus, è tutto molto rallentato, però sono già in fase molto avanzata. Per altri progetti già ho un nuovo road glide, praticamente un motore 124 SLS, sempre su quella falsa linea di quello che è in fase di costruzione, oltre a che le mie classiche, Bagger, stiamo facendo 26 e via via dicendo, ma la mia scelta diciamo. E forse anche la mia, magari un giorno. Ma guarda, ti aspetto, voglio proprio sentire, Miseria. Guarda, e visto che sei anche la tua, ha bisogno veramente di una bella io mi sono costruzione. innamorato della tua verde, io la chiamo quella del Motorbike Expo perché l'ho fatta verniciare anche la mia Road Glide verde shock. E sono stato praticamente bersagliato dal mondo intero web perché sono un pazzo furioso, ma io purtroppo, con tutto rispetto per chi ha una moto di colore scuro, non sono mai stato capace di accettare una moto con tonalità scure e il mio vecchio Sportster è stato verniciato da Seventies, il ragazzo dei caschi, ha fatto tutta la verniciatura verde lime glitter, quindi sono sempre stato un amante di colori e diciamo che oltre al gran lavoro che hai fatto su quella moto, che non si può dire nulla, anche la verniciatura fantastica, che l'ha fatta oltretutto, non mi ricordo più il nome, perdonami, Docs, Docs di Mondo Custom. precisamente Docs Art Esatto, Factory, praticamente come ha fatto un mentre l'altra. capolavoro. Mentre l'altra, il 143 pollici cubi, l'ha verniciata a Dr. Brush di Roma, Bellissima Marco anche quella. Concepiti. Sono due verniciature, secondo me, risaltavano all'interno della fiera in maniera netta, Beh, sono state sicuramente. le più fotografate, penso, in tutto il Motorbike Expo, perché le abbiamo viste ovunque. Io, anche aprendo solo Instagram e cercando degli hashtag come baggers o come performance bagger, le tue moto sono praticamente ovunque. No, l'ho notato anch'io questa cosa. Devo essere Bene, sincero, non me l'aspettavo. lo Devo so. essere veramente sincero. Significa che comunque stiamo lavorando bene. Assolutamente, bellissimo anche il discorso che stai facendo con le parti in carbonio perché allora io non mi sono mai considerato una persona che sa più degli altri, però vivendo negli Stati Uniti mi è sempre piaciuto capire le tendenze sulle preparazioni americane e già da un po' di tempo avevo visto queste parti in carbonio che cominciavano a essere prodotte da alcuni preparatori qui negli Stati Uniti. E ho sempre detto è una cosa fantastica perché a me piace molto il connubio verniciatura, una bella verniciatura con delle parti in carbonio vivo, quindi che si veda proprio il carbonio. E da quando ho scoperto che tu saresti andato in produzione con questi oggetti, chiamiamoli in carbonio, sono stato molto felice perché è sempre stata una mia passione
che dà quel tocco racing a un Harley, quindi è una cosa che mi fa molto piacere. Sono sicuro che per chi lo capirà, anche lì io sono stato criticato perché un anno fa ho collaborato a livello mediatico con Big Bears Performance qui negli Stati Uniti e ho ricevuto un bellissimo parafango in carbonio. Posso garantirti che la qualità non erano i primi parafanghi in carbonio che facevano e non erano proprio precisi anche adesso. Io non me ne intendo molto nella lavorazione del carbonio, però diciamo che non era un parafango fatto a regola d'arte. E appena l'ho montato sulla mia moto e ho cominciato a realizzare qualche video, ho subito preso anche lì tanta di quella carne che dicevano: ma non è una Ducati, che cosa stai montando? Para E invece è uno stile nuovo, è un'era nuova che sta arrivando con questi materiali. Esatto. E trovo giusto che anche l'Italia cominci ad aggiornarsi con queste cose e lo stai facendo in maniera fantastica, secondo me. Sì, devo essere sincero, già da qualche anno mi gironzolavano attorno aziende veramente valide per quanto riguarda il discorso carbonio, però io queste aziende che mi si avvicinavano lo facevano più che altro come seconda scelta. Io ho bisogno di un'azienda che comunque mi si affiancasse a livello di idee. Io ho le idee di come si realizzare e ho trovato finalmente la persona giusta, le persone giuste, devo essere sincero, che mi stanno accompagnando in tutto, ma anche a livello proprio di realizzazione, perché comunque anche negli Stati Uniti lo vedo, fanno cose valide, però qualitativamente non per come utilizziamo noi. Io il carbonio che intendo io è un carbonio completamente differente, ma poi vedo che comunque anche come prezzi stiamo alla follia, cioè nel senso che Assolutamente. hanno preso questo discorso del carbonio come se fosse un discorso, che ti posso dire, a livello di oreficeria. Non è così, assolutamente, voglio dire, perché È poi vero. dopo dipende dalle parti che tu fai. Se io faccio una motocicletta, il cliente mi pretende delle parti che io devo utilizzare esclusivamente per quella moto, è un discorso. Purtroppo c'è un team di persone che lavora su quella moto, io sono costretto a lavorare su certe cose, quindi le ore di lavoro alla fine contano. Ma quando tu vai sulla grande produzione, su parafanghi, piantapine, parafanghi posteriori, Moto Club Style, ti piace molto, quindi vai su una fascia media di realizzazione, comunque deve essere anche un costo. A un certo punto devi anche guardarlo il costo, perché oggi non è, ci sai, fai un parafango davanti, costa $500, io vedo dei prezzi assurdi per quanto riguarda la media. Però ho anche visto che molte aziende italiane stavano prendendo la stessa strada, quindi io sto destabilizzando un po' il mercato, ma perché io faccio il giusto, non devo nemmeno. Dico, faccio tutto, costa poco, l'ho realizzato, è una mia linea, poi ripeto, se vuoi una cosa tua particolare, io te la faccio, però a quel punto c'è un discorso I di costi costo. lievitano anche, Esatto. giustamente. Gianni Vallese, sei un visionario. Sì, me lo dicono tutti. Grande, io ti stimo tantissimo e te l'avevo già detto, appena tornerò nuovamente in Italia, voglio visitare, se, chiaramente sempre se possibile, il tuo headquarter perché trovo sia qualcosa di interessante. Voglio farlo conoscere, e come spero tutti l'abbiano capito, io faccio questi video interview, non sono stato pagato né da Gianni Vallese né da nessuno, lo faccio solo perché non lo faccio con tutti, lo faccio solo con delle persone a cui ci tengo molto a far conoscere il lavoro che stanno facendo, perché in primis lo amo e amo i progetti, o comunque ecco, ho perso Gianni. Ecco, No, perfetto. No, no, tranquillo. ecco. Amo Mi hai dato tutte le far telecamere. conoscere queste novità che trovo, io le ho sempre viste qui negli Stati Uniti, e vedere delle novità, delle cose così avanzate in Italia, sono eccitato io per primo, ecco, mettiamola così. Quindi io ti ringrazio tanto per il tempo che mi hai dedicato.
Grazie a te, Marco. e spero di vederti presto. In bocca al lupo per tutto quello che sta succedendo e spero finisca presto in Italia. Io purtroppo sono bloccato qui. Da oggi hanno lanciato la chiusura della ristorazione, quindi anche il mio ristorante purtroppo rimarrà chiuso e quindi non lo so cosa farò. Qualcosa da fare lo troverò. E grazie a Dio Un bocca al lupo a te. questo secondo lavoro mi dà un po' da fare un po' di informazione, quindi ne ho approfittato subito oggi per beccarti prima di perdere tempo. Un saluto anche a tutti i tuoi collaboratori, un in bocca al lupo anche a Ringrazio. loro. Spero di risentirti, spero di vedere al più presto tutte le novità che stai facendo. Lontano, Lo lontano. so, non, guarda, ti giuro, non vedo l'ora, è come ti conoscessi da una vita e stessi aspettando qualcosa che sta per arrivare. Ci sentiamo Ok. presto. Grazie, Grazie grazie. ancora, eh. Tanti auguri a tutti gli altri Anche a dipendenti. voi, forza, che ne Metti a usciremo disordine. vincenti anche da questo inferno. Senz'altro. Ti ringrazio, Mario. Grazie mille ancora a te. Buona serata. A te. Ciao, buona serata anche a te. È stata la tua prima sensazione quando sei arrivato in Italia? Tu viaggi veramente tanto e quindi volevo sapere di più cosa ti è piaciuto in Italia. Well, first off, I've been traveling for 25 years internationally, and my first trip to Italy, I just love the culture. Since I'm Sicilian, the culture, the food, the beautiful Italian cars. I mean, Italy is like being in heaven, closest thing to heaven. Allora, Gianni è venuto in Italia per la prima volta 25 anni fa. Gli piace tantissimo la cultura, il cibo e le macchine italiane. E lui è di origine italiana, è precisamente siciliano e quindi ha una passione particolare per l'Italia. Viaggi tantissimo, volevo sapere quali sono le principali caratteristiche che contraddistinguono l'Italia e gli italiani. Well, Italy is a beautiful country. I'm from Sicily originally, but I love the Italian design. The Italian design actually sets the trend all over the world. Ha viaggiato tantissimo e gli piace tantissimo l'Italia, appunto perché è comunque di origine italiana. E quella che gli, la, le caratteristiche principali che contraddistinguono l'Italia e gli italiani sono il design italiano che è famoso in tutto il mondo, soprattutto per quanto riguarda le macchine. Johnny, volevo sapere quando è nata la tua passione per la customizzazione delle macchine. Well, at an early age, my father started customizing cars. This is actually when I was very young, back in the late 50s. And then after that, I used to see the Italian fellows that were much older than me, 10 or 12 years older. They used to have cars built by famous customizers. And all the Italians wanted individual customized cars, American cars. And when I saw those, I knew when I was going to be 16 years old, I was going to have my own custom car. John ha detto che la sua passione nasce dal fatto che suo padre, quando era piccolo, iniziò a customizzare le macchine americane. È una passione antica, quindi, e gran parte degli italiani iniziarono a customizzare queste macchine, quindi sin da quando lui era piccolino vedeva questi grandi artisti italiani che customizzavano le macchine americane degli anni 50. Cosa ti ha fatto appassionare alla customizzazione delle macchine, tanto da farti dedicare tutta la vita a questo mestiere? Well, the main reason is when I look at a car, I look at something stylish. I try to find a car that's been styled correctly from the factory, but I restyle it to give it the D'Agostino look. I like silhouette. It's got to have the right customization to it. Doing too much doesn't mean it's better. You have to do what's right. You have to style the car correctly when it comes to silhouette. It comes to the actually lowness of the car, and color is so important. It's got to have beautiful color to it. Color is what brings people to the car. And then once they see that beautiful color, then they look around everything else, the interior, the bodywork and everything. So color is very important. Ok, la cosa più importante che lo appassiona in una macchina è cogliere proprio l'anima della macchina.
e cerca di rispettare lo stile della macchina secondo quello che la fabbrica ha cercato di dare l'impronta alla macchina, e poi lui la customizza secondo quello che è lo stile di John D'Agostino. La cosa molto importante nella customizzazione di una macchina è la scelta del colore. Quindi il colore è veramente molto importante, così come la scelta degli interni di una macchina, perché il colore è il primo elemento che attrae una persona in una macchina. Qual è stata la prima macchina che hai customizzato e cosa ti ha influenzato nella customizzazione di questa macchina? Well, first off, Los Angeles and even Northern California, there were great customizers back in the 50s. Probably one of the biggest customizers of all time is George Barris and Sam Barris of Barris Customs in Hollywood. Those are the people that built the movie cars for a lot of movies as a celebrities. So I used to watch those cars in the magazines. Cars built by Gene Winfield and Joe Balon. Those are three famous customizers. And I used to look up to all those old customizers. But my first car in 1967 was a 1956 Chevrolet. That I had custom built for me, and I showed it at local car shows. So that was the first car I actually had built. La prima macchina che ha costruito, che ha customizzato, è stata una Chevrolet Bel Air del 1956. Il colore è molto importante, è porpora e bianco perla. Le persone che lo hanno maggiormente influenzato vengono tutti dalla California e sono i più famosi costruttori californiani. Sono George and Sam Barris da Los Angeles, Gene Winfield da Modesto e John Balon dal North Hollywood. L'influenza di questi tre artisti molto famosi, questi customizers della California, lo hanno influenzato sia per la scelta del colore che per il modo di lavorare sulle macchine, sul modo di customizzarle, quindi di personalizzarle rispetto alla produzione iniziale della casa madre. Johnny, volevamo sapere, nella customizzazione di un veicolo nella John D'Agostino, cosa nasce prima? L'idea nel vedere una macchina e quindi realizzarla, o è la macchina che dà la suggestione e quindi ti crea il processo di creazione? Basically, when I look at a car, it comes from my mind. I'm a visionary. I look at a car and I see what can I do to improve it. Like I said, I try to find a car that is well built from the factory, but I want to make it better. So I find a car and I make it luxurious. It's got to look like a Marilyn Monroe, something really, really glamorous. So all my cars are basically glamour cars that I built. John dice che quando vede una macchina, lui è come se fosse un visionario. L'idea nasce già nella sua mente e quindi, vedendo la macchina, la concepisce in modo che sia comunque lussureggiante, preziosa, molto quasi un diamante, e quindi agisce sulla macchina in modo che questo colpisca comunque il compratore. Parte dall'idea base che produce, che realizza l'azienda, e poi la rende preziosa. Johnny, tu conosci tante star del mondo del cinema. Quali sono le richieste più bizzarre che hanno avanzato queste star del cinema e se ti hanno influenzato nella customizzazione delle tue macchine? Well, I'm a designer. I'm a stylist. So I look at myself and what I want to do, how I want to build a car. And they look at me when I restyle a car on how it's built, the style, the Italian influence, the design. So I, like I said, I'm a restyler. Well, Sylvester Stallone, he has a few custom cars. Travis Barker of Blink 182, the drummer. He's a very famous, I've actually sold him three of my cars. Jimmy Vaughn, his late brother was Stevie Ray Vaughan. James Hetfield from Metallica, he's into the car influence very heavy. And so is Brian Setzer Stray Cats. Sostanzialmente John ha detto che lui è uno stilista della macchina. Le star del mondo del cinema sostanzialmente scelgono le sue creazioni, non danno degli input, delle idee
perché lui le crea secondo il loro modo di vedere una macchina customizzata. Quindi sostanzialmente scelgono il suo stile, scelgono una macchina targata John D'Agostino. Le celebrity, i personaggi più famosi per cui John D'Agostino ha creato e customizzato delle macchine sono in primis Sylvester Stallone, Travis Barker dei Blink 182, Brian Setzer degli Stray Cats, Jimmy Vaughan, che è il fratello di Stevie Ray Vaughan, James Hetfield dei Metallica e dei ZZ Top, Bill Gibson e Jay Leno. Tu conosci la Elvis 3? La Elvis 3 si è aggiudicata tantissimi premi al Sacramento Autorama 2015 Award. Volevamo sapere che cosa ne pensi del team italiano che ha realizzato la Elvis, quali sono state le caratteristiche principali che hanno fatto vincere a questa macchina così tanti premi e che consigli potresti dare agli italiani nella customizzazione delle macchine. Well, first off, the Elvis 3 car was something 2 years ago when I was in Italy. I visited the shop of Doc's Fac Art Design. And Doc Stosina, Francisco Italico, and myself got together to build this Elvis 3 car. We all co-designed it together. I put some influence, they put some influence. It was built in Milan, Italy, actually in Monza, Italy. And it actually turned out to be a fantastic car. The people in America loved the car. When it went to the first show at the Grand National in Los Angeles, it was a big hit at the show. And because of the color, the design, the Italian influence, the beautiful custom bodywork, the chop top, the beautiful diamonds in the front and the back, it was purely Italian, purely Milano, second to none. La Elvis 3 è piaciuta tantissimo in America, sin da quando è comparsa sullo scenario americano la gente l'ha molto apprezzata, soprattutto per il suo colore, che è un rosa perla con il crema e gli interni raffinati e damascati, con tutti i particolari sul davanti che sono degli Swarovski incastonati. È piaciuta tantissimo, ha vinto tanti premi ed è nata dalla collaborazione fra gli art design in team e anche di costruttori, che sono Docs Dossena, Francesco Attolito e ovviamente John D'Agostino. Hanno partecipato tanti altri costruttori, Customize, che sono delle celebrity in Italia per quanto riguarda la customizzazione. John, quali altri premi ha vinto la Elvis 3 in America? Well, it's been in 3 shows and it's won top honors in 3 shows. The first one was actually second place in the custom category at the Grand National Show in Los Angeles. But then the biggest show in the world, and actually all of America, is the Sacramento Autorama. And that's when it won the top award you could possibly get there, was the Custom d'Elegance. And then the third one, it won the Class Act Award, which basically is a glamour. What's the most glamorous car out of 4,000 cars? And that was at the Good Guys Rod and Custom Show in California. Allora, John ha detto che la Elvis 3 ha vinto un sacco di premi in America. I tre più importanti sono il secondo posto come Custom Category alla Grand National Show in Los Angeles, che è il primo Custom Car Show per eccellenza in America. Il secondo è al Sacramento. Al Sacramento ha vinto la Custom D'Elegance Award, che è uno dei riconoscimenti più ambiti dalle macchine americane, perché riguarda proprio l'eleganza, lo stile della macchina. Il terzo è al Good Guys Road and Custom Show della Class Act Award. John, volevamo sapere se anche qualche membro della tua famiglia è coinvolto nella realizzazione delle macchine custom. Yes, I have two sons. Gino is 29 years old. Nick is 27 years old. They both love my cars. They both travel with me to some of the shows. But the younger one, Nick, is really with me mostly all the time. He helps me design the cars. He travels with me probably half the time. Like I said, both boys, they're very, very energetic, and they help me out a lot. John ha due figli. Il primo è Gino, è un famoso hairstylist in America, riguarda sempre lo stile ma in un altro settore. Il figlio invece che lo ha aiutato di più nella costruzione, nella realizzazione delle macchine, invece è stato Nick, che ha 26 anni, che lo segue da quando era ragazzo.
John, noi volevamo sapere quali erano i tuoi ultimi progetti nella customizzazione delle macchine. Well, the latest projects are the one actually started here and built here in Milan, Italy, in Monza, Italy, I should say. Elvis 3, that's on the show circuit right now in California, and they'll probably make it to Europe next year in 2016, which won the Custom d'Elegance Award, and also a 68 customized Buick Riviera called the Pantheon. That won the world's most beautiful custom. It's done in turquoise pearl at the Sacramento Autorama, which is the world's best show for custom cars, Sacramento. Gli ultimi due progetti realizzati da John D'Agostino sono stati la Cadillac Elvis 3 del 1959, costruita a Monza in Italia, al Celebrity Custom Italy Shop di Dossena, Attolico, D'Agostino e il club italiano del Celebrity Custom Italy. La seconda è la Buick Riviera, chiamata anche Pantheon, del 1968, che è stata riconosciuta all'Autorama Sacramento come la macchina più bella al mondo. John, do you want to cheer with me? John, vuoi brindare con me? Yes, I do. Ok. Cheer. Cheers. Per essere contenti non basta avere solo donne e soldi, perché, perché c'è qualcosa di speciale, eternamente da tanto amare. Serve solamente avere un motore che se la canta suona senza rumore, e tanta strada da mangiare, tanta benzina da bruciare. Laddove volano le aquile, il ferro forma e vita ha preso già. Sulla strada come razzi. Anche Renzo disse a Lucia, quella moto un giorno sarà mia. Bra 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 bra, bravi americani, ci sembra poi indiani. Ma se ti vedo arrivare di fronte, quei due cilindri sembrano le mie palle. In linea troppo banali, sporgenti invece speciali. Quel ramo del lago di Como che il mito a marzo ha visto nascere. Sulla strada come razzi. Della falange armata appartenente alle tribù ben abbia assaltato il Belzebus. Scusate. Sì. Va bene.
Ok. Notizia straordinaria da Mandello dell'Ario, provincia di Como. Il nostro inviato Tony dell'Ario ci dirà cosa sta accadendo sul lago di Como. A te Tony. Tony. Ciao Tony. Siamo qua a Mandello e la gente è in festa. Vedete com'è in festa? Festissima. E allora io ti volevo solamente dire una cosa, che sono arrivate delle ultime notizie da un'ansia. Dicono che l'inno d'Italia è stato sostituito con la canzone Moto Guzzi di Tony Tuomo. L'Italia se testa da Palermo ossa, il rombo dal lago è morito, dell'aquila d'oro su sfondo rosso si è cinta la testa e il Guzzi chiamò pazzi per la mamma moto Guzzi, la 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 sulla strada come razzi. Pazzi per la mamma moto Guzzi, la 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 sulla strada come razzi. Oh, pazzi per la moto Guzzi. Wow 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 wow, pazzi italiana. Sì, l'inno è l'inno, hai capito? Non puoi venire tu con questo Moto Guzzi. No, Moto Guzzi è diventato il nuovo inno d'Italia. Quindi, ragazzi, rimanete Tony, sei in onda? Scusate. Niente, allora aspettiamo nuove notizie da Mandello dell'Ario e mi raccomando, rimanete sintonizzati. Alla prossima!